sia stata molto importante, molto significativa per noi questa mattina. Le cose che ci siamo dette, che abbiamo ascoltato questa mattina, sono state per noi una testimonianza estremamente importante e fondamentale per una pagina di storia che è stato scritto sul movimento sindacale, sul movimento dei lavoratori, sulla nostra democrazia, sulla parte della nostra Costituzione, sulla prima parte della nostra Costituzione, che credo avesse bisogno anche di una di ridirci delle cose. Non basta mai sottolineare quanto sia stato importante il lavoro che hanno fatto, dicevo giorni fa in un convegno, però forse anche sbagliato vista la mia generazione, che cosa hanno fatto i nostri padri, che cosa hanno fatto quelli che hanno lavorato prima di noi e che hanno saputo darci tante cose, le lotte, il diritto. Oggi pomeriggio dobbiamo parlare di che cosa sono i diritti, qual è l'intreccio fra questa grande appuntamento, questa grande cosa che è stato il movimento dei lavoratori, le conquiste dei movimenti dei lavoratori, il pezzo della Costituzione, e che cosa sono stati i diritti acquisiti e quelli che dovremo acquisire, i diritti che in parte stiamo perdendo. Credo che l'appuntamento che abbiamo e le persone con le quali dobbiamo discutere qui oggi, le vedete al mio fianco, sono le istituzioni, sono pezzi di sindacato, sono i giuristi, credo che avremo un altro specchio e un altro passaggio importante della storia che questa mattina ci hanno ricordato i compagni che hanno parlato, le persone del sindacato e le persone che sono venute qui a testimoniare una parte della loro storia e di come l'hanno vissuta e di come ce l'hanno tramandata. Ma io non voglio portare via tempo, credo che oltre a salutare voi e salutare chi mi è qui di fianco, credo di dare subito la parola a Stefano Cagliano, un giurista che ci farà l'introduzione a questa giornata, per poi darle agli altri che stanno qui con me, che sono un pezzo dell'istituzione, un pezzo importante del sindacato. Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato ad intervenire in un incontro così importante anche per la formazione di chi come me e i primi anni, tutto sommato, degli studi del diritto del lavoro, anche se sono quasi 10 anni, però mi rendo conto che la materia è così importante e fondamentale per la crescita culturale del nostro paese che forse non sono ancora dell'età matura per poter esprimere la stessa levatura di conoscenza che gli altri interventori del pomeriggio potranno esprimere. Tuttavia, questa occasione la voglio cogliere appieno e cercherò di proporvi un itinerario di ragionamento, un itinerario espositivo che tenga conto di alcuni aspetti fondamentali del diritto del lavoro e di quella che è stata la sua evoluzione. Quindi diciamo che trovo la riflessione di questa seduta pomeridiana abbia uno sbocco naturale nella lettura degli strumenti attraverso i quali si riaffermano i diritti dei lavoratori nella nostra società, una società che, come il titolo della seduta pomeridiana, è globalizzata, diciamo, tra virgolette globalizzata. In questa prospettiva mi corre l'obbligo di precisare che il mio non sarà un intervento, né potrebbe in alcun modo esserlo, che affronterà tutto il diritto del lavoro, ma cercherò soltanto di mettere a fuoco alcuni punti fondamentali dell'evoluzione e di inserire il dibattito che si è impregnato tra i valori affermati nella Costituzione e quanto questi stessi possano essere oggi oggetto di una discussione più allargata all'interno delle nuove sfide che il mercato del lavoro affronta. Ragione per la quale la prima parte dell'intervento sarà dedicata evidentemente ai diritti dei lavoratori. Successivamente, andando chiaramente e tagliando necessariamente alcuni passaggi che mi ero preparato, ma mi rendo conto che rischierei anche di annoiarvi, cercherò di affrontare tre prerogative fondamentali del nuovo mercato del lavoro. La prima riguarda le tecniche di regolamentazione, attraverso le quali le legislazioni interne e comunitarie si sono cercate di dare una regola di approccio. Il secondo riguarda il rapporto tra il diritto della concorrenza, che è, diciamo, l'anima portante della formazione della comunità economica europea, e il diritto del lavoro, per cercare evidentemente di trovare quei punti in cui noi possiamo creare una sintesi tra la crescita economica e lo sviluppo dei diritti sociali. E infine, quello che è a mio giudizio
giudizio l'aspetto del diritto del lavoro del futuro, cioè la responsabilità sociale dell'impresa, il modo in cui si può fare impresa e si possono tutelare i diritti dei lavoratori. Per questo motivo mi pare opportuno partire dal precetto che l'articolo 1 della Costituzione prevede. La nostra Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Sull'interpretazione di questo articolo si sono concentrati numerosi giuristi, tra questi anche Costantino Mortati, uno dei più autorevoli membri della Costituente e autore di un mirabile saggio dal titolo Il lavoro nella Costituzione, dalla cui lettura è possibile apprezzare, sia nella prospettiva storico-politica che in quella giuridica, l'itinerario intellettuale che ha animato il dibattito sviluppatosi tra i padri costituenti durante la stesura della Costituzione repubblicana. L'opera del giurista calabrese ci offre uno spaccato dell'Italia repubblicana su cui la mia generazione non è solita fermarsi a riflettere. Del saggio appassiona la capacità di mostrare la parte più profonda della Costituzione, certamente espressione di una lunga discussione tra le forze di orientamento politico diverso, ma allo stesso tempo sintesi di una grande aspirazione collettiva. Il contesto storico in cui il saggio viene scritto ha certamente influenzato Mortati, come del resto stimola la riflessione di qualsiasi lettore postumo. Infatti, non nascondo che ad attrarre l'attenzione della mia lettura è stato soprattutto sapere che il saggio in discussione affrontasse il tema del ruolo da attribuirsi al diritto al lavoro nella Costituzione all'indomani della caduta del regime fascista. Occorre ricordare che all'indomani della caduta del regime fascista il diritto privato aveva assunto un ruolo di ordine naturale delle cose, che si contrapponeva all'ordine artificiale rappresentato dal regime corporativo. Questa condizione aveva marginalizzato il diritto pubblico post-costituzionale, che era percepito con scetticismo, ed è il motivo per il quale i nostri sindacati non hanno mai accettato, per esempio, di attuare l'articolo 39, seconda parte della Costituzione, quello in cui si prevede appunto la registrazione dei sindacati in apposito registro e la possibilità evidentemente di stipulare contratti erga omnes. Cioè la presenza del regime fascista aveva messo in crisi quel meccanismo di autonomia e indipendenza del sindacato, tale per cui non ci si fidava abbastanza. Questo retaggio è rimasto con altre evidentemente discussioni che sono emerse successivamente. Diciamo quindi che il lavoro nella Costituzione si appalesa al lettore come un manifesto programmatico di ciò che deve essere realizzato dalla Carta Costituzionale e per questo motivo si sviluppa, sin dall'inizio dell'articolo 1, un concetto fondamentale, cioè la Repubblica è fondata sul lavoro, ma non è un'affermazione generica, ma rappresenta un impegno del nascente Stato democratico, delineato dalla Costituzione. È un impegno che viene preso con i cittadini. La Repubblica ha il dovere di promuovere le condizioni migliori affinché l'effettività del diritto del lavoro e il diritto ad una retribuzione equa siano garantiti a tutti i cittadini. Allora, evidentemente, in quest'ottica si potrebbe cercare di realizzare un'interpretazione sistematica tra due norme. L'articolo 1, che dice appunto che la Repubblica è fondata sul lavoro, e l'articolo 3 della Costituzione. Nel secondo comma è previsto infatti il diritto di uguaglianza. Allora tutti i lavoratori sono uguali tra di loro e tutti i lavoratori hanno diritto a lavorare con le stesse presupposti di partenza. Allora la cruda constatazione in cui si può giungere è che all'indomani della promulgazione della Costituzione la contrapposizione sociale tra le forze del lavoro e le forze del privilegio aveva lasciato intatte le differenze di ordine economico-sociale. Non era bastata la guerra, non era bastata la resistenza. Quelle regole esistevano e, perdonatemi, per certi versi esistono ancora oggi. Questa situazione limitava e limita di fatto la libertà dei cittadini nella condizione di uguaglianza rispetto all'organizzazione politica, economica e sociale nel Paese. Quindi il compito della Costituzione è quello di rimuovere tutte le condizioni che comportino disuguaglianza tra i cittadini. È per questo che la migliore dottrina ha interpretato la Costituzione come un progetto di ammodernamento dello Stato,
attribuendo immediata precettività alle norme costituzionali. In questo contesto, il diritto al lavoro deve essere interpretato come un classico esempio, quindi, di norma di azione. Dirà, sulla metà degli anni 50, il mio maestro Giorgio Ghezzi, che il diritto al lavoro è una norma che lascia libero il potere legislativo negli strumenti di realizzazione, ma vincola nel fine. Quindi è stato precisato che, qualora il diritto al lavoro potesse qualificarsi come diritto soggettivo, in senso proprio, si realizzerebbe una situazione di vantaggio attribuita al soggetto nei confronti dei pubblici poteri. Mentre per quel che concerne i rapporti interpretativi, l'attuazione del precetto costituzionale necessiterebbe dell'emanazione di una normativa volta a far sorgere a carico dei datori di lavoro degli obblighi di assunzione o di conservazione del posto di lavoro. Ma la promessa fatta dalla Costituzione è di rimuovere le disuguaglianze, dicevamo. Spinge quindi i padri costituenti a non adattarsi alla gestione dell'esistente. E qui l'idea immediata che posso rappresentarvi è il paragone tra il decreto legislativo 276 del governo Berlusconi, che si limita a fotografare l'esistente, e l'idea invece di un pensiero forte, di qualcosa che possa essere trascendente il quotidiano, che si dà come aspirazione quello di costruire qualcosa, quello che si dice essere un progetto di lunga scadenza. Allora, come diciamo è prassi tra i giuristi, ma soprattutto colui il quale è riuscito a focalizzare la questione meglio di altri, Giuliano Amato, chi si confronta con la Costituzione lo deve fare non limitandosi a fotografare la quotidianità, ma deve disegnare un modello di società per cui valga la pena impegnarsi, che faccia dei principi costituzionali la stella polare dei propri studi nel momento della ricerca. E ancora meglio di lui, forse probabilmente, identificando il diritto costituzionale e i diritti dei lavoratori all'indomani della promulgazione della Costituzione, Gino Giugni dice che il diritto del lavoro è nato ed abita nella società industriale. Cioè il diritto al lavoro, il diritto dei lavoratori, è qualcosa che si tocca, passa sulla pelle delle persone, passa sulle battaglie sindacali delle quali avete parlato anche questa mattina, ma soprattutto è condivisione di prospettive, di diritti riconosciuti e riconoscibili, e passa necessariamente attraverso la lotta di classe. Lo è stato in passato e sicuramente lo sarà in futuro. Per questo motivo, facendo leva anche su un dato emotivo, io posso fare mio l'insegnamento di Gramsci, in cui si dice, Gramsci ci dice, il vecchio e il nuovo, il moderno e il premoderno non sono concetti necessariamente incompatibili. Anzi, Gramsci dice, quando ciò che declina è ancora forte e ciò che è in ascesa è ancora debole, possono diventare complementari e interagire positivamente durante quello che può essere definito il tempo dell'adattamento. Un tempo tutt'altro che vuoto e inoperoso, perché il vecchio non resiste al nuovo più di quanto non occorra per aiutarlo a maturarsi, né il nuovo si accompagna al vecchio più di quanto non occorra ad aiutarlo a morire. E in questo passaggio fondamentale, che secondo me Antonio Gramsci fotografa quella che è la nostra Costituzione. La nostra Costituzione è un avvicendamento tra una fase precedente ed una nuova, ma ancora oggi può essere un momento utile per confrontarci con i nuovi meccanismi e con i nuovi diritti che la società contemporanea ci propone. Quindi da questo nasce quello che è stato probabilmente l'argomento più forte del diritto del lavoro, il concetto dell'identità del diritto del lavoro. Cioè come costruiamo oggi un'identità di diritto del lavoro con i nuovi meccanismi con i quali ci troviamo a confrontarci. Allora bisogna ridefinire il ruolo dei principi costituzionali e porre al centro dell'intervento legislativo l'uomo, inteso come irriducibile singolarità di ogni individuo, in modo da permettere a tutti la possibilità di poter scegliere il proprio progetto di vita ed adattarlo alle proprie esigenze individuali. Per questo motivo sento di dover muovere un'accesa critica sia alla legge 30 del 2003 che al decreto legislativo 276 del 2003. E le colpe che mi sento di dover muovere a queste riforme sono essenzialmente quattro.
Il primo, la mancata capacità di produrre occupazione stabile e in sintonia con le scelte operate nell'Unione Europea, che tra l'altro ha fatto dell'occupazione di qualità uno degli obiettivi portanti della comunità. La seconda colpa che è ascrivibile a queste riforme è nella incapacità di una lettura di prospettiva rispetto alle sfide del mercato del lavoro contemporaneo. Non è infatti legalizzando il lavoro nero che si supera l'antigiuridicità e la mancanza di tutele di quei lavori che prima delle riforme Maroni e Sacconi erano giustamente vietati dalla legge. La terza colpa ha una dimensione quantitativa. Il decreto legislativo 276, per esempio, ha 86 articoli, molti dei quali sono composti da dozzine di commi, 26 pagine di note aggiuntive solo per i richiami legislativi, seguiti da uno solo di decreti e di circolari ministeriali. Mi pare utile ricordare che il codice civile, che è del 1942 e che ha codificato per la prima volta il diritto del lavoro nel suo insieme, si compone di 50 articoli e che la più grande riforma che la storia repubblicana ricordi in materia di diritto del lavoro, cioè lo Statuto dei lavoratori, si compone di 41 articoli. Allora, forse una frase di Saint Just può fotografare che cos'è la 276. Saint Just diceva che chi dà al popolo troppe leggi è un tiranno. Ci parlano di flessibilità, ci parlano di meccanismi di inclusione, di avvicinamento nel mercato del lavoro. Ma la flessibilità si trova nella concertazione, non nell'imposizione legislativa. Tant'è vero che l'inapplicazione della 276 sta proprio nel fatto che è troppo faraginosa e aumentati i contenziosi in sede legale. I tribunali sono pieni di contenziosi per via dei cavilli nei quali è in corso un legislatore distratto. E infine, e trovo che la cosa sia importante soprattutto perché oggi a Modena si ricorda la memoria di Marco Biagi, in un convegno che sarà oggi e domani, trovo che la quarta colpa del 276 e soprattutto di questo governo sta nell'opportunismo che ha mostrato questo governo attribuendo alla legge 30, al decreto legislativo 276, il nome di riforma Biagi. Le leggi che vengono varate hanno una paternità e una responsabilità politica che deve essere ricondotta al ministro competente. Così è avvenuto con la legge 196 del 97, denominata pacchetto Treu, con la legge 300 del 70, lo Statuto dei lavoratori, che fu chiamata legge Brodolini e non legge Giugni, che in quel momento era responsabile dell'ufficio legislativo. Quindi bisogna distinguere tra i contributi tecnici e le responsabilità politiche. Non si può attribuire ai morti le responsabilità dei vivi. Detto questo, penso che sia importante affrontare in maniera rapsodica, evidentemente, gli altri tre punti che vi indicavo. Noi assistiamo ad un mercato del lavoro che non può essere certamente ristretto all'interno del nostro singolo paese o della nostra singola regione. È un mercato del lavoro dinamico, in cui esistono diversi modelli organizzativi con diversi modelli di struttura. Non esiste una ricetta per la flessibilità. Esiste un parametro di valutazione di logica, di comportamento. La norma giuridica è un parametro. Quando la norma giuridica non è più in sintonia con la società, la norma giuridica viene cambiata. Allora, se questo è vero, il punto nevralgico della discussione non si deve centrare sulle forme contrattuali che possiamo inventarci. Probabilmente se ci mettessimo ognuno di noi sarebbe in grado di inventare un contratto. Ma dobbiamo concentrarci sul principio dell'effettività. La teoria di Friedman è quella che esiste un parallelismo tra la politica sociale e la politica occupazionale. La politica sociale è tesa alla creazione di una rete di diritti minimi inderogabili. La politica occupazionale persegue obiettivi direttamente connessi alla regolamentazione e al controllo del mercato del lavoro. Sono questi due gli elementi sui quali si confronta un mercato del lavoro serio. Per questo motivo penso che la nostra costruzione di una società comunitaria debba essere il contraltare del modello, di un modello diverso dal nostro. Per esempio è stato teorizzato da Atkinson, per quello che riguarda il mercato del lavoro americano, la specializzazione flessibile,
cioè quella in cui un sistema più liberista approccia le culture di gestione di mercato del lavoro. In Europa abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo fatto quella che viene definita flexibility firm, che è prevista nel libro verde del 1997 e che sta indirizzando e indirizzato buona parte della discussione comunitaria. Per questo motivo io penso che dobbiamo mettere a fuoco quelle che sono alcune battaglie fondamentali delle tecniche di regolamentazione. Noi non possiamo avere un'Europa che spinge da una parte per un'occupazione di qualità e un governo che ci impone una riforma del contratto a termine che non sta in cielo e in terra, ricorrendo agli strumenti della contrattazione separata. Non possiamo avere un meccanismo in cui si prevede, parlo del 276, 50 richiami alla contrattazione collettiva, ma sono strumenti per farla saltare, studiati ad arte per cercare di far entrare in contraddizione l'azione sindacale con il ruolo di contrattazione collettiva. Questi sono meccanismi che, prima di tutto, non hanno un riscontro costituzionale nel nostro ordinamento, e la Corte Costituzionale si pronuncerà a breve anche su questo tema, ma soprattutto non sono in sintonia con le scelte europee. Se questo è il meccanismo nel quale noi rischiamo di incappare, allora dobbiamo distinguere che cos'è il diritto del lavoro in Europa. E per farlo, evidentemente, dobbiamo inserire il diritto del lavoro nel prisma del diritto della concorrenza. Molti di voi sanno che la Comunità Economica Europea è nata essenzialmente prima sulla base di una lex mercatoria di commercio comunitario e che i diritti sociali sono stati lentamente inseriti tra le cose fondamentali e oggi risultano uno dei pilastri fondamentali della nostra comunità europea, della nostra identità. Allora, dobbiamo vedere quali sono le due differenze. Il diritto del lavoro viene osservato nella prospettiva di una funzione di regolazione del mercato del lavoro, mentre il diritto della concorrenza è inteso nella sua accezione di strumento di scambio tra obiettivi sociali e finalità economiche. In questa prospettiva viene posto in rilievo il fatto che, da un lato, la disciplina giuslavoristica è principalmente volta alla regolazione delle condizioni di acquisto e di utilizzo del fattore lavoro al fine prevalente, ma non esclusivo, di protezione del lavoratore. Dall'altro, il diritto della concorrenza si concentra sulla libera circolazione delle risorse. Esistono dei modelli. In America nel 1980 presentato lo Sherman Act, nel quale sostanzialmente si diceva che la regolamentazione del diritto della concorrenza doveva avvenire, quindi del mercato, all'insegna di una coesione sociale. Ma il vero strumento per cercare di gestire i meccanismi di concorrenza e di competizione all'interno degli strumenti, tanto in America quanto nella droit du commerce francese, sono stati sempre rappresentati dall'intervento della contrattazione collettiva. Cioè quel meccanismo che ti permette, quel meccanismo di concertazione sociale che ti permette di tenere insieme gli interessi alla crescita con gli interessi dei lavoratori. Allora il modello che si va manifestando deve essere letto all'interno di alcune differenze strutturali di incompatibilità regolative tra il diritto della concorrenza e il diritto del lavoro, ma non come un'incompatibilità assoluta, ma come una sorta di concorso-conflitto. Cioè insieme bisogna concorrere al miglioramento economico delle prospettive comunitarie, ma a condizione che ci siano alcuni diritti che siano sempre tutelati. Tant'è vero che in quell'abbozzo di Costituzione europea che non è stata ancora approvata, esiste una scelta di posizione molto forte, anche in sintonia con le cose che ci siamo dette, sulla impossibilità di licenziare senza giusta causa, per esempio. Cioè, all'interno della comunità europea è diventato patrimonio di tutti l'inviolabilità dei diritti dei singoli. Allora noi dobbiamo pensare dove costruiamo il nostro futuro, su cosa lo costruiamo. In questa prospettiva, la Corte di Giustizia europea ha stabilito, attraverso una serie di sentenze, in sintonia con la strategia di Lisbona, degli approcci interpretativi di tutela assoluta dei diritti sociali delle persone e dei lavoratori. Credo, concludendo, e non vi ruberò ancora altro tempo perché credo che sia anche apprezzata la generalità nelle relazioni, che esista un ultimo passaggio fondamentale col quale la nostra organizzazione del mercato del lavoro dovrà fare i conti, cioè quello della responsabilità sociale dell'impresa.
cioè come si parametra oggi la responsabilità sociale dell'impresa, che cosa si intende per responsabilità sociale dell'impresa. Il diritto statuale adegua il proprio mondo in due modi. Sul piano quantitativo si profila una delegificazione del diritto positivo attraverso la riduzione degli ambiti di intervento della legge, cioè si delega la delegazione all'intervento. Sul piano quantitativo invece si ritiene che i privati debbano prevedere delle cornici all'interno delle quali regolare i propri interessi. Un esempio, per esempio, che noi in sintonia con questa esperienza è stato offerto per quello che riguarda la pubblica amministrazione dalle leggi Bassanini. Le leggi Bassanini si inseriscono in quel meccanismo fondamentale di responsabilità sociale che si chiama sussidiarietà orizzontale. La sussidiarietà permette a una materia, che una materia sia devoluta al livello più idoneo, che deve essere interpretato dall'autore con l'appalesarsi di un rapporto in cui la responsabilità sociale deriva dalla sussidiarietà intesa nella sua accezione di razionalità e giustizia. Nella pubblica amministrazione, per razionalizzare l'intervento della pubblica amministrazione stessa, si è pensato di delegare e scremare da alcuni approcci burocratici questo meccanismo. Nel settore privato, gli istituti che sono stati interessati sono molto pochi, ma significativi. Tra questi sono sicuramente ricompresi i contratti collettivi, i marchi sociali, le certificazioni sociali e i codici di condotta, i codici etici. Allora io non posso intervenire evidentemente oggi per cercare di dare il segno di ciò che è etico e ciò che è morale, però posso intervenire sullo stabilire quali sono i principi fondamentali con i quali noi ci confrontiamo, che sono quegli stessi con i quali abbiamo aperto l'inizio di questa relazione. Cioè il diritto al lavoro, il diritto alla dignità delle persone, il diritto ad un'occupazione di qualità e il diritto ad una formazione. Quindi sostanzialmente, discutendo di mercato del lavoro, con le nuove regole, con le implementazioni diverse tra di loro che esistono nelle varie sbagliature del mercato a livello mondiale, noi dobbiamo cercare di trovare quali sono i diritti fondamentali che ci prefiggiamo essere la stella polare del nostro impegno, sia come politici che come giuristi. Dopo questa bella descrizione di che cos'è stata per noi la legislazione, la Costituzione, il diritto, ciò che c'è di nuovo oggi in questa Europa, che cosa si sta costruendo nell'ambito del diritto del lavoro, io credo che sia importante oggi riportare tutto questo a quello che significa essere anche oggi sindacato nella contrattazione in un mondo nuovo, che è quello globalizzato, ma è anche quello di costruire i nuovi diritti, e credo che in questo sia molto preciso. Cesare Belloni, segretario della Camera del Lavoro di Bologna, che ci darà il quadro della situazione rispetto anche a che cos'è oggi la contrattazione, rispetto anche al nuovo. Credo che valga la pena, anche per sviluppare la domanda che mi ha proposto Renata, a ripartire anche da quello che è stato detto questa mattina, perché c'è un collegamento tra di pensare anche rispetto ai problemi dell'oggi su quello che questa mattina i compagni che hanno attraversato un'esperienza importantissima della lotta al fascismo, della ricostruzione e diciamo della lunga fase di resistenza contro la repressione delle fabbriche, ecco, c'è, io credo, un messaggio importante che questa esperienza ci consegna. Ne abbiamo riflettuto tante volte nel presentare il libro sulla Costituzione negata nelle fabbriche. Penso che ci siano almeno un paio di questioni che presentano una fortissima attualità. La prima questione riguarda esattamente la cosa che ci ricordavano sia Edoardo Bianchi sia il compagno storico questa mattina. Cioè nell'esperienza di quei lavoratori che si sono opposti al fascismo e hanno segnato così profondamente la storia dell'immediato dopoguerra, c'è innanzitutto l'affermazione, diciamo, della necessità attraverso
la propria iniziativa di vedere riconosciuta la soggettività dei lavoratori a partire dalle proprie condizioni materiali. E questo punto, che veniva ricostruito con molta precisione questa mattina, è una delle questioni, credo, che è anche alla base dell'iniziativa che nel corso di questi ultimi anni ha caratterizzato le lotte sindacali, ma le lotte sociali del nostro paese, vorrei dire non solo nel nostro paese. Cioè, esiste una condizione materiale dell'esistenza e nel lavoro che nel momento in cui non viene riconosciuta socialmente, non viene rispecchiata dalle leggi, ma viene per la verità contrastata nelle aziende e nella società, ecco, questo propone un problema che riguarda sia, diciamo, il tono complessivo e la qualità complessiva della democrazia, quello che si diceva anche questa mattina a proposito della democrazia, ma riguarda poi anche il fatto che quella soggettività dei lavoratori, nel momento in cui non veniva riconosciuta, produceva appunto da una parte un conflitto, dall'altra il rischio di una dispersione rilevantissima di patrimonio professionale, di patrimonio collettivo di un paese. Quando ci ricordavano la lunga lotta a difesa del lavoro e poi per l'affermazione dei diritti, una lotta che poi è approdata allo Statuto dei lavoratori, io credo che lì ci fossero esattamente le due questioni chiave che a mio avviso tornano anche oggi, e cioè che la lotta per l'affermazione dei diritti è stata anche un potente motore per lo sviluppo nel nostro paese, e cioè che la intelligenza politica del movimento operaio in Italia è stata sempre quella di riuscire a stabilire un collegamento tra la lotta per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per il riconoscimento dei diritti politici e sindacali dei lavoratori ad un'idea di sviluppo del paese. Chi ha condotto quelle battaglie ci ricorda sempre che il contesto in cui la CGIL, ad esempio, in quegli anni proponeva quelle che poi sarebbero stati i materiali fondamentali dello Statuto dei lavoratori, è lo stesso contesto in cui la CGIL lanciava il piano per il lavoro. Cioè, da una parte diritti, dall'altra sviluppo. E questa capacità che ha fatto del sindacato italiano, ma vorrei dire del movimento operaio italiano, un fatto capace di segnare profondamente la storia del paese. Lo aveva fatto in precedenza, durante la lotta di resistenza, se è vero, come è stato detto anche questa mattina, che la Costituzione porta in profondità il segno delle lotte sociali, anche durante, diciamo, la lotta contro il fascismo e contro il regime nazista. Ma lo è stato anche molto dopo. Quindi, ecco, il primo filone di ragionamento che vorrei qui riproporre riguarda proprio questo punto. Quando nel nostro paese, all'inizio degli anni 2000, è stata messa in campo una grandissima battaglia a difesa dell'articolo 18, io credo che il successo, diciamo l'ampiezza, i consensi che quella battaglia ha raccolto, riguardavano esattamente il fatto che quella battaglia, anche simbolicamente, era in grado di parlare ben oltre le persone che si sentivano minacciate dall'abrogazione dell'articolo 18 e aveva la capacità di proporre al tempo stesso un tema che riguardava il riconoscimento di diritti, anzi la estensione di questi diritti ad una platea di lavoratori, soprattutto giovani, che non ne godevano prima ancora del tentativo di abrogarli, e il fatto che la estensione di quel diritto parlava della qualità dello sviluppo del paese. Io
poi credo, abbiamo ragionato tante volte con Cerenini, con gli altri compagni, credo che ci sia una rappresentazione anche molto forte di questo nesso fra diritti e sviluppo anche nella storia sociale di queste terre. Perché non per caso le migliaia e migliaia di licenziati per rappresaglia hanno costituito una risorsa fondamentale dal punto di vista sociale, politico, professionale, che poi è stata impiegata in moltissime direzioni. Tutte queste hanno fatto sì che, ad esempio, questa terra, che dopo la guerra era una delle regioni, diciamo, a più basso reddito in Europa, con condizioni di vita fra le più arretrate d'Europa, potessero diventare fra quelle che godono di una qualità dello sviluppo e di reddito fra i più alti. E io credo che, diciamo così, una parte rilevante di questa vicenda è collegata esattamente al modo con cui si condusse quella battaglia. Una battaglia di resistenza, ma anche una battaglia capace di proporre un'idea di sviluppo e un modello sociale. Questo è vero anche oggi, questo è il primo insegnamento che vorrei discutere. Perché è vero anche oggi? Oggi si dice che, diciamo, nel mondo occidentale è prevalso, diciamo, anche dal punto di vista culturale, poi come sempre avviene, politico e poi, diciamo, nell'orientamento allo sviluppo, quello che viene chiamato il modello liberista. Un modello, cioè, che mette al centro della società gli interessi, diciamo, della grande impresa multinazionale, anzi, diciamo meglio, della grande impresa multinazionale finanziarizzata, e che tende a subordinare a sé l'insieme, diciamo, delle regole, l'insieme degli ordinamenti, l'insieme delle istituzioni e dunque anche la dimensione del diritto del lavoro. Anzi, l'operazione che si intende fare è di superare il diritto del lavoro, come ci ricordava ora Caliano, e di superarlo andando nella direzione di una sua confluenza verso il diritto commerciale. Come se, diciamo, il lavoratore posto di fronte al datore di lavoro potesse essere equivalente al rapporto fra compratore e venditore di una qualsiasi merce. Cosa sta in definitiva dentro questo tipo di logica che è, come dicevo prima, culturale, politica e poi anche giuridica? C'è un'idea di società e poi c'è anche un'idea di sviluppo. Qual è stata l'esperienza di questi anni? E vorrei dire anche il banco di prova anche di quelli attuali e dei prossimi. L'idea che, diciamo, quel tipo di impostazione, quel tipo di volontà da parte della grande impresa multinazionale non solo è socialmente ingiusta, ma sta producendo un livello di diseguaglianza sociale nel mondo e anche nel nostro paese, che in molti casi arriva a combinarsi anche con l'arresto dello sviluppo, con la stagnazione, con il rischio di declino, con l'arretramento, con la rottura del legame sociale. Ecco perché la battaglia per l'estensione dei diritti che abbiamo messo in campo qualche anno fa e che sta proseguendo, sia pure in forme diverse rispetto a qualche anno fa, è al tempo stesso la battaglia per vedere riconosciuta a tutta una generazione la possibilità di accedere ad un livello di vita, ad un sistema di diritti e anche ad una prospettiva di miglioramento per sé nel lavoro che si collega all'idea di uno sviluppo di qualità. Il lavoro di oggi è molto cambiato rispetto a quello di 50 anni fa. È un lavoro che richiede molta più, probabilmente, competenza professionale, capacità di adattare continuamente la propria dotazione professionale. Richiede anche un certo tipo di bagaglio culturale. È un lavoro, per certi aspetti, più importante dal punto di vista del processo lavorativo rispetto a un tempo. È un lavoro meno esecutivo di un tempo. E
però è un lavoro molto meno riconosciuto di un tempo, se solo si pensa a 30 anni fa. Cioè viene quasi da dire che più cresce l'importanza dell'apporto del lavoro nel processo lavorativo, meno diritti hanno i lavoratori per, diciamo, tutelare e promuovere se stessi nel lavoro. Ecco perché io credo che anche oggi si proponga il tema che in forme diverse, in contesti diversi, si proponeva 50 anni fa. E cioè, se tu vuoi estendere i diritti, vedere riconosciuti quegli stessi diritti, devi al tempo stesso proporre di mettere in relazione questa estensione dei diritti ad una qualità dello sviluppo e un modello sociale che utilizzi pienamente e si avvalga di questa qualità riconosciuta del lavoro. Ecco perché io credo che anche oggi noi abbiamo lo stesso problema che il movimento operaio aveva 50 anni fa. Come riusciamo a tenere insieme la battaglia per i diritti alla capacità di estendere questa battaglia ad un'idea di sviluppo e di qualità dello sviluppo che oggi è assolutamente fondamentale se vogliamo uscire, parlo come Paese Italia, dalla condizione di declino di questi anni. Ma la seconda lezione, poi termino, quella più importante dal punto di vista del sindacato, che ci deriva da quell'esperienza, è quella sulla quale dobbiamo ancora ulteriormente lavorare e riflettere. Qual è la seconda lezione? È che pur in presenza della totale, non solo assenza di diritti, lo statuto dei lavoratori arriverà nel 70, ma in presenza di una repressione dal carattere meticoloso, vorrei dire con un'applicazione della razionalità che arrivava ad una forma anche di ferocia sociale inaudita, quello che ci raccontava questa mattina Bianchi era qualcosa che oggi è difficile riuscire anche a comprendere se non viene testimoniato direttamente. Venire licenziati con quelle ragioni e venire licenziati in massa. Cioè un fatto quindi che colpiva in profondità la possibilità per il sindacato di organizzare. Ora qual è la lezione che viene? È che pur in presenza di un contesto così ostile e così difficile, il movimento sindacale degli anni 50 non accettò di ridursi, diciamo, in un angolo, non accettò una lettura delle proprie difficoltà come dipendente unicamente dalla repressione del padrone contro sindacato, ma ebbe la capacità di riflettere sulle ragioni che avevano indebolito fortemente l'azione del sindacato e dunque avevano in qualche modo intaccato la capacità del sindacato di essere un soggetto diciamo di riferimento per rispondere ai problemi fondamentali delle condizioni di lavoro delle persone. La ripresa del sindacato non avverrà nel 70, ma avverrà prima, quando, forti della lezione della sconfitta, si cominciò a ricostruire una capacità di aderire in maniera precisa alle condizioni di lavoro e a quel punto ricostruire un'iniziativa sindacale attraverso la contrattazione articolata, i rinnovi dei contratti dei primi anni 60, e dunque il 69 ebbe alle spalle questa ricostruzione meticolosa. Oggi noi dobbiamo riflettere a fondo su quella lezione, perché diciamo nel mutato contesto sociale, con una composizione sociale del lavoro profondamente modificata non solo perché oggi c'è questo tema importante della precarietà che riguarda un'intera generazione, ma perché questo è uno degli aspetti della modifica della composizione del lavoro. Altri aspetti riguardano il fatto che è cambiato il panorama culturale, vorrei dire anche etnico del lavoro. C'è ormai una composizione, diciamo, del lavoro che vede la presenza di tanti lavoratori stranieri, di tante nazionalità, con storie, culture differenti, che cominciano in molti casi ad apprendere qualche cos'è il sindacato, ad esempio. Ma c'è anche il fatto che nella parte alta, diciamo, della
organizzazione produttiva, gli impiegati, i quadri, i tecnici, noi abbiamo da sempre avuto una difficoltà grande di costruire una capacità di coalizione fra lavoratori. E ora la lezione sulla quale riflette riguarda il fatto che, pur in presenza di grandi, differenze di contesto, bisogna ricostruire quella capacità di coalizione fra lavoratori differenti, con bisogni differenti, ma con l'identica aspirazione ad un lavoro di qualità, che in qualche modo è la grande lezione, diciamo, che ci proviene da quella storia. Cioè, come tenere insieme tante situazioni differenti, tanti bisogni differenti, come fare in modo che il sindacato non sia solo quel sindacato che organizza quei lavoratori che possono ancora godere dei diritti conquistati dai nostri predecessori. Qui c'è una lezione da riflettere ancora, che riguarda le politiche contrattuali, che riguarda l'esercizio della contrattazione nei luoghi di lavoro, ma vorrei dire ormai non più solo nei luoghi di lavoro, ma anche nel territorio. C'è il fatto di come si ricostruisce, qui stiamo parlando giustamente della legislazione, una legislazione che senza, diciamo, togliere niente di quello che è importante, ci viene consegnato dalle generazioni precedenti, sia in grado di ricomprendere tutto ciò che in qualche modo non rientra all'interno dell'esercizio effettivo del diritto per il lavoro, e di poterlo fare in un contesto che è cambiato anche dal punto di vista del panorama generale. Cioè, come collocare questa cosa nella dimensione europea, nella ricostruzione di un diritto europeo del lavoro? Come tenere insieme diritto del lavoro, diritti sociali, diritti di cittadinanza? E come farlo senza in qualche modo rinunciare alla necessità di un sindacato capace di essere rappresentativo? Ecco, io credo che il convegno di oggi in qualche modo non possa essere solo, diciamo, un luogo nel quale si ragiona su cosa è stata l'Italia negli anni 50 e 60, negli anni della grande repressione contro il lavoro, ma debba essere soprattutto una riflessione su come la lezione di quegli anni, diciamo, dei protagonisti di quegli anni, possa essere in qualche modo un campo che è utile al lavoro di oggi. Il lavoro di oggi richiede il fatto che con la stessa, diciamo, determinazione e intelligenza, chi oggi deve misurarsi con il rischio di perdere i diritti, diciamo, in qualche modo conquistati, ma anche con la necessità di ricomprendere nell'azione sindacale persone e figure sociali che questi diritti non li hanno. Ecco, io credo che lì ci viene proprio la lezione a ricominciare a capire in profondità che cosa è modificato, come è possibile ricostruire un rapporto vero e forte con quello che è cambiato, e di come però la dimensione sindacale torna a collegarsi in maniera forte anche con la dimensione politica, senza della quale la sola dimensione sindacale difficilmente potrà operare quello sfondamento che è necessario nella dimensione, diciamo, delle istituzioni e del diritto. Qui c'è un altro punto che a mio avviso, diciamo, è critico nella storia di questi anni, perché negli anni 50, sia pure in condizioni di grande difficoltà, il movimento operaio nelle sue articolazioni interne aveva stabilito un rapporto molto forte, combattuto certamente, però fra la dimensione sociale e quella politica. In questi anni questo rapporto si è allentato, dobbiamo riconoscerlo, ed è faticoso in qualche modo dovere ricominciare una riflessione che metta a fuoco di nuovo questo tema. C'è stata forse una riflessione che possiamo fare apertamente da parte di alcuni ambienti sindacali, l'idea che si potesse in qualche modo essere autosufficienti nel portare avanti una battaglia per l'estensione dei diritti. Però dall'altra parte c'è stata anche forse uno slittamento culturale,
come se la politica al governo potesse in qualche modo, diciamo, allentare i propri rapporti con la dimensione del lavoro e con la dimensione della società. Questo è stato vero durante gli anni 90, dove lo stesso dibattito giuridico in qualche modo ha risentito di un'offensiva e anche di un'egemonia culturale del pensiero liberale. Io credo che anche su questo occorre riflettere, perché se vogliamo costruire una prospettiva positiva per i prossimi anni, senza naturalmente, diciamo, pensare che si possa andare avanti con la testa indietro, però è del tutto indispensabile pensare anche al fatto che andare avanti davvero significa recuperare quella lezione, cioè che la radice più profonda della libertà consiste anche oggi, come allora, nel diritto dei lavoratori. Senza di questo, l'esperienza di questi anni ci dice che in verità, quando si separa libertà da diritto del lavoro, si produce una condizione di regressione che prima è politica, poi culturale e poi civile. Pare che Cesare Melloni abbia centrato un aspetto che è quello che ci ricordavano un po' questa mattina, ma alcuni, nel fare un appello che era quello che diceva come la politica oggi si riprende un pezzo di riflessione, di analisi che ci deve coinvolgere di nuovo in modo molto profondo rispetto a una società che sta cambiando, rispetto a un mondo del lavoro che sta cambiando, rispetto a una situazione di democrazia di cui noi dobbiamo farci carico e rispetto alle questioni che riguardano non solo il mondo del lavoro, ma ciò che ci sta intorno al mondo del lavoro. E quindi qui ritorna il tema che noi oggi vorremmo analizzare, assieme anche a una parte che non sono solo i lavoratori, non sono solo quelli che hanno scritto un pezzo di storia così importante dei nostri diritti, della nostra Costituzione, ma sono anche quel pezzo importante che per noi sono le istituzioni, come in questa città, o anche in un'analisi generale rispetto al tema che oggi stiamo affrontando, le istituzioni hanno avuto, lo sentivamo questa mattina nei ricordi, ma lo sentivamo anche adesso nella parte più forte istituzionale rispetto alle leggi, ma rispetto anche a come si riesce a trasformare una società che ha bisogno di essere ancora ancorata in modo molto forte al mondo del lavoro, alla centralità del lavoro, a quello che questo riesce a produrre in una società che cambia e in una società che ha bisogno anche di istituzioni che sappiano guardare molto forte all'inclusione e al mondo del lavoro e a quello che si sta trasformando in tema di formazione e di altre specificità. Ne parliamo oggi con un pezzo importante delle nostre istituzioni. Io do subito la parola a Maurizio Zambuni, che è l'assessore al Comune di Bologna, che oggi qui rappresenta un'istituzione importante a cui molti guardano per quello che sappiamo fare in una società avanzata rispetto a un comune così importante come quello di Bologna. Prego. Grazie. Nel portare a tutti voi il saluto del sindaco di Bologna, è per me un grande piacere poter, prima di cominciare, prima di entrare nel merito, darvi una comunicazione attesa dall'Associazione Lavoratori Licenziati per Rappresaglia Politica Sindacale, credo oramai da 40 anni, 30 anni. L'amministrazione comunale ha deciso di intitolare una delle prossime opere pubbliche che va a realizzare, cioè la rotonda che verrà realizzata in via Michelino e la nuova strada in costruzione parallela alla ferrovia, intitolarla proprio Rotonda Lavoratori Licenziati per rappresaglia politico, sindacale o religioso. Grazie.
testimonio nella modestia ovvia della cosa, un'attenzione alla nostra storia, è stato detto, ma anche un'attenzione al nostro presente. E io ovviamente adesso parlerò del presente. Noi veniamo da anni, oramai molti anni, in cui ha prevalso nella cultura, nel senso comune, più ancora che nella cultura, una concezione che, volgarizzandola, potremmo riassumere così. I problemi dell'Italia, così come dell'intero Occidente, sono problemi legati all'efficienza dei sistemi industriali, istituzionali, sociali, eccetera, e quindi sostanzialmente possono essere affrontati attraverso un recupero di efficienza che può essere dato soltanto dal lasciare libero il mercato di determinare nuovi equilibri. Ho volgarizzato, sintetizzato ovviamente, ma sostanzialmente il segno degli ultimi 15 anni è stato questo. Sciogliamo i famosi lacci del lacciuolo di antica memoria, diamo maggiore libertà alle logiche di mercato, queste ci porteranno automaticamente alla soluzione dei problemi economici e sociali del nostro paese e dell'Europa nel suo complesso. Questa concezione ha marcato dei punti importanti e ha segnato, a mio parere, in negativo non soltanto le dinamiche sociali all'interno dei luoghi di lavoro, ma anche l'intero tessuto della nostra società, anche il sistema dei diritti e dei doveri. Siamo arrivati a considerare normale, e purtroppo devo dire non soltanto la destra è arrivata a considerare normale, che beni essenziali per la vita di tutti noi, l'acqua, la salute, l'energia, la scuola, l'istruzione, la cultura, fossero considerati oggetti che dovevano trovare il loro sviluppo all'interno di logiche di mercato. Questo è un grosso problema, non soltanto per i lavoratori e le loro organizzazioni, ma è un grosso problema anche per le istituzioni. Perché si istituisce una sorta di parallelismo fra un concetto di, come dire, privatizzazione e messa sul mercato dei beni essenziali per la vita, da un lato, e dall'altro compressione fino all'eliminazione dell'autonomia delle istituzioni democratiche di governo del territorio. Da questo punto di vista io credo di aver colto nelle parole di Cesare Belloni poco fa una sollecitazione importante alla politica, ma anche alle istituzioni in quanto tali. E io voglio provare a raccoglierla e rilanciarla. E chiedo a me stesso e a voi questo. Ma possiamo pensare, ad esempio, che per affrontare un tema che
mi riguarda molto da vicino nelle mie competenze istituzionali, il tema del trasporto, della mobilità, del trasporto pubblico. Possiamo pensare che questo elemento, che è strategico, ma lo uso come esempio, non mi voglio focalizzare su questo, ma che è strategico, che è vitale per la nostra vita, per il modo in cui è organizzata la città, per il modo in cui è governato un territorio, possa essere al tempo stesso oggetto di concorrenza di mercato e contemporaneamente oggetto di una disciplina centralistica che annulla la responsabilità dell'ente locale. Noi oggi abbiamo in Italia una legislazione che riguarda appunto tanti settori, nella quale il concetto di autonomia degli enti locali, di autonomia delle istituzioni democratiche locali, è sostanzialmente cancellato. Io non posso scegliere sulla base di un rapporto democratico con i miei concittadini quali servizi dare, quali servizi l'istituzione comune può e deve dare ai suoi cittadini. Non posso scegliere come darli. In un rapporto proprio dialettico, poi se sbagli vieni sconfessato, parli. No, io sono obbligato da una legislazione sostanzialmente centralistica e in qualche modo da una idolatria del mercato a dire ad esempio che il servizio di trasporto pubblico, così come l'acqua, così come altri servizi essenziali, li devo mettere a gara fra imprese sul mercato. Io trovo che per questa strada si mettono a rischio davvero dei beni che sono essenziali. Sono beni che fino a ieri sono stati sottratti alle logiche di mercato, ma sono stati invece riportati al concetto di interesse comune, di interesse generale. Beni che sono stati oggetto dell'attenzione, dell'intervento, della cura da parte delle istituzioni democratiche in un rapporto diretto di scambio continuo, di consultazione democratica continua con i propri cittadini e che oggi rischiano di diventare altra cosa, di essere soggetti a logiche che nulla hanno a che fare con l'interesse generale, ma che hanno a che fare con un più modesto e a mio parere meno significativo interesse al profitto. E per questa via, ribadisco e ripeto, e concludo, si viene pressoché ad annullare quello che a mio parere è un bene inestimabile, il concetto di autonomia. Il concetto cioè che le comunità, hanno il diritto di scegliere come autogovernarsi, esercitando responsabilità e ovviamente pagando di persona le scelte che possono essere sbagliate. Ecco, attorno a questi temi che molto hanno a che fare con la logica dei diritti, io credo che vi sia la possibilità, anzi la necessità, di una trasparente rapporto dialettico fra movimento sindacale, istituzioni, più in generale politiche. Io non credo che questo rapporto possa passare attraverso una riproposizione di modelli del passato, che pure hanno avuto un grande valore,
credo che possano passare invece attraverso la presa di consapevolezza che vi è un interesse comune a intrecciare fra loro autonomia, diritti, beni essenziali per la vita. Questi tre elementi devono stare insieme, possono stare insieme. Per farlo, naturalmente, abbiamo bisogno che vi sia in tutte le componenti della società e in tutte le componenti del mondo istituzionale una rinnovata cultura legata all'autogoverno, alla democrazia partecipata, alla responsabilità.